Anticipazioni e spoiler: Gulchaman, la rosa della vendetta, trama 21 giugno 2024. Vediamo cosa accadrà. Deva, con la caviglia rotta, fugge attraverso il bosco, inseguita da Gulchaman. Lui la raggiunge, ma lei impugna la pistola che gli ha dato proprio la madre e gli spara al petto. Benché ferito, Gulchaman soccorre Deva e la porta al sicuro nel rifugio di caccia della sua proprietà e le mette a posto la caviglia, chiedendole di far pressione sulla ferita per evitare di morire insanguinato. Nel frattempo, Ipek ha portato la polizia avanti la casa di Gulchaman, ma senza un mandato, quindi non possono entrare. Lei esita, poi decide di correre via e chiama i soccorsi. Gulchaman viene operato in casa senza anestesia per la sua stessa volontà. In ospedale, infatti, attirerebbe su di sé l'attenzione della polizia. Dopo una notte difficile in cui Deva, solo perché obbligata dallo stesso Gulchaman, si prende cura di lui, l'uomo così si riprende. Ma dovrà vedersela con Zafer, infuriata perché lui le ha soffiato sotto il naso i suoi migliori clienti, attratti dai bellissimi decori delle stoffe di Deva. Deva ancora, seppur affamata, si rifiuta di mangiare tutto quello che gli offre Gulchaman e lui le impone di mangiarlo per rispetto alla tavola. Lei continua a rifiutarsi e racconta tra le lacrime che a soli 4 anni sua madre, che aveva appena cucinato il menem, andò ad aprire la porta e non tornò mai più. Per questo motivo Deva decide di non mangiare più questa pietanza. Nel frattempo, Mert riesce a contattare un amico che lo informa di ciò che è successo in sua assenza: l'infarto di Ibrahim, l'incendio doloso della casa del laboratorio e la stessa Deva tenuta prigioniera di un uomo ricco e malvagio. Questo e tanto altro nelle prossime puntate di La Rosa della Vendetta. Dimmi tu cosa ne pensi, lasciami un like se ti va e iscriviti al mio canale. Io ti aspetto come sempre per questo, ma per tanti altri prossimi video.